Stefan Cornicione investe 4 turisti austriaci feriti in ospedale, il comune non doveva succedere. Si riparte, i lavori sono urgenza per il ponte, il sindaco annuncia i giorni di chiusura saranno pochissimi. Minaccia coppia di turisti con una mazza da baseball, anziano di Roana condannato. Operazione della Guardia di Finanza di Bassano, fatture false, sequestrati beni per 320.000 euro. Il San Girolamo di Lorenzo Lotto torna ai musei civici bassanesi, l'attribuzione ora è sicura. A Pove il comune prema gli anziani, a Rosà grande successo per la lucciolata. Conto alla rovescia per il Bombadei a Carmignano, continuano le operazioni preparatorie per il brillamento dell'ordigno. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Bassano, l'informazione di Rete Veneta che torna puntuale in diretta. Andiamo subito con le immagini e con il primo servizio in via Matteotti, guardate cos'è successo, un cornicione, un pezzo di tetto si è staccato ed è caduto in testa a dei turisti. Ero qui, ho visto una nuvola nera cadere, c'erano dei turisti poco più in là e una macchina che stava sopraggiungendo. E basta, poi abbiamo capito che era dal tetto e che scendevano i calcinacci e poi abbiamo visto subito il signore ferito per terra e penso una signora che si toccava la testa e abbiamo chiamato subito i soccorsi. Sono 4 le persone rimaste ferite poco dopo le 13 in via Matteotti. Si tratta di turisti, tutti di nazionalità austriaca, che proprio in quel momento passeggiavano per il centro. A colpirli questa montagna di calcinacci precipitati da un'altezza di oltre 8 metri. Nessuna avvisaglia, un crollo improvviso. All'improvviso, serenamente, ma all'improvviso. Non abbiamo capito da dove. Non si è sentito il boato e poi chiaramente siamo usciti un po' tutti. Immediata la chiamata al 118 e ai vigili del fuoco, giunti in pochi minuti per mettere in sicurezza l'area e scongiurare la possibilità di ulteriori crolli. Sul posto anche gli agenti del commissariato, guidati dalla dirigente Elena Perufo, e i vigili del comandante Ruaro, oltre agli uomini dell'ufficio tecnico comunale. 4, come detto, le persone ferite, 2 in maniera lieve, altre 2 in modo molto più grave, tutte condotte all'ospedale San Bassiano e tutte appartenenti ad una comitiva di 30 turisti austriaci, fermatisi in zona per guardare una storica vetrina dedicata allo stoccafisso. Stavamo camminando e seguivamo la guida che ci stava spiegando alcune cose quando la parte alta del tetto è precipitata e 4 di noi sono rimasti feriti, 2 in modo serio e altri 2 in modo più leggero. Sono ancora scioccato. Cosa abbia provocato il crollo, oltre all'evidente anzianità della struttura, spetterà ora ai vigili del fuoco stabilirlo. Quel che è certo è che se invece di accadere oggi, durante la pausa pranzo di un giorno feriale, fosse accaduto in un giorno di mercato o peggio ancora il prossimo fine settimana durante la fiera, il bilancio sarebbe stato decisamente più tragico. Sul posto anche rappresentanti dell'amministrazione comunale, il vice sindaco Campagnolo, che dice non doveva succedere, faremo tutte le verifiche. Si tratta del cornicione di un'abitazione privata che era chiusa nei piani superiori. Stiamo adesso cercando di contattare il proprietario per capire cosa è successo. I vigili del fuoco, che ringrazio, sono intervenuti prontamente e sono andati già a vedere un po' la situazione. Adesso con il magazzino comunale metteremo in sicurezza l'area e poi vedremo insomma tutto quello che si deve fare in questi casi. Ripeto, è un'abitazione privata, quindi la prima cosa da fare è parlare con il proprietario. Assessore, mancano pochi giorni alla fiera, possiamo dire che comunque insomma è capitato anche in un orario in cui il traffico era abbastanza relativo, fosse stato un giovedì o un giorno di fiera? Sarebbe stato disastroso e voglio dire non si può dire niente, dobbiamo solo sperare che le 4 persone che sono state ferite non abbiano problemi o conseguenze rispetto a quello che è successo, ma insomma queste cose non dovrebbero succedere. Adesso cerchiamo di capire perché è successo prima di tutto insomma e di intervenire per ripristinare la situazione. Altra questione importante per la città, cambiamo argomento, è il ponte, iniziati i lavori in somma urgenza e il sindaco ai nostri microfoni garantisce i giorni di chiusura, saranno pochissimi. Ponte Vecchio, operazione messa in sicurezza al via. È bastato tra l'altro l'allestimento del cantiere per innestare un po' di fiducia e ottimismo nei bassanesi e nella giunta. Lo scottante tema della chiusura del ponte, ad esempio, si sta raffreddando. Credo che non saranno tantissimi giorni di chiusura totale. E anzi, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere mantenuto un corridoio per il passaggio da una sponda all'altra del Brenta.
La ditta di Dolo intanto ha un mese di tempo per mettere in sicurezza il monumento e scongiurare che la prima Brentana lo metta in serio pericolo. Sono state verificate lo stato delle stilate e le misurazioni sulle stesse. Siamo già partiti in officina di carpenteria a realizzare i puntelli, le travi, insomma le parti metalliche che andranno a puntellare la stilata numero 3 e numero 4 in previsione di possibili piene autunnali. A stretto giro partiranno dunque i lavori veri e propri al ponte. Sia nella parte fuori acqua, intervenendo anche della pavimentazione, quindi verrà aperta una parte della pavimentazione per poter lavorare anche dall'alto. Si lavorerà anche stando in fiume col personale subacqueo. L'obiettivo è arrestare i cedimenti del monumento in corrispondenza delle stilate 3 e 4. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. L'altra sera un balordo ha dato il peggio di sé con una serie di tentativi di spaccate, in un caso ci è riuscito, siamo andati a sentire un po' i commercianti, un po' a sentire la zona, come respira questo clima che in città con il passare dei giorni si fa sempre più pesante. Non è mai piacevole quando al mattino in qualsiasi momento ti trovi queste sorprese. Fabio Dalle Nogare è uno dei commercianti di Largo Parolini presi di mira da un bandito solitario che la scorsa notte, alla fine della sua scorribanda, è riuscito a entrare e rubare 100 euro in monetine da una cartoleria. Ben visibili i segni del tentativo di effrazione anche sul suo negozio. A Bassano non si può ancora parlare di emergenza, ma l'allerta tra i commercianti e gli addetti ai lavori si sta alzando. Molto spesso questi malviventi lasciano più danni alle spalle rispetto ai soldi che riescono ad arraffare. Bisogna tenerle subito, prendere in considerazione, non è che puoi dire è successo, succederà, anzi l'importante è agire come hanno agito e spegnerle subito, cioè individuare gruppi o persone che possono creare questi tipi di problemi. Spegnere sul nascere fenomeni come questo serve dare un segnale. Ad Angarano i commercianti hanno chiesto più telecamere e la tecnologia, in effetti, in casi come questo, può aiutare molto. Le telecamere sono un ottimo deterrente, anche perché sono stati bravissimi vigili e carabinieri, un quarto, mezz'ora hanno risolto, diciamo così. E quindi quello è già un ottimo deterrente, avere le telecamere e poter individuare subito chi commette questi tipi di infrazioni. Parliamo di sociale ora con il comune di Bassano che spende di più rispetto alla media degli altri comuni italiani. Investiamo il 19% del nostro bilancio nel sociale, sociale inteso in senso lato, quindi anziani, giovani, famiglie, tutto quello che può avere, no? A che fare con la vita quotidiana delle nostre, dei nostri cittadini, delle nostre famiglie. La media nazionale è più bassa, intorno al 15%, dall'incontro fatto oggi con i sindacati ci confermavano questo, il comune di Bassano investe di più nel nostro territorio veneto. Punto sul sociale. Il comune, stando ai dati, investe risorse importanti per aiutare chi, in questo momento, sta passando un periodo di difficoltà. Sono state fatte delle scelte precise. Quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo destinato 25.000 euro all'aiuto di persone che dovevano comprare delle protesi piuttosto che fare degli interventi nella propria abitazione, di abbattimento delle barriere architettoniche. Ecco, ci sembrava doveroso andare incontro a queste persone che di fatto, non per colpa loro, si trovano ad avere delle difficoltà enormi e a volte con dei piccoli interventi invece si può risolvere, non risolvere del tutto, ma insomma migliorare la qualità di vita. Non ci si limita solo all'analisi del reddito ISEE. L'ISEE fa riferimento a una realtà che non è quella attuale, quindi per quanto riguarda i contributi noi chiediamo sempre ai nostri assistenti sociali di fare un'istruttoria per il caso singolo, in maniera da avere la reale fotografia della situazione, altrimenti può rimanere un po' così aleatorio, no? Le informazioni che possiamo avere standard. Allora, Lucky Flats, sequestrati 320.000 euro tra conti e appartamenti a luci rosse. Si chiude così l'operazione della Guardia di Finanza che aveva avuto i primi risultati nel marzo scorso con gli arresti da parte dei carabinieri proprio di Bassano di 5 persone. Blitz, che aveva portato già alla luce un fiorentissimo giro di appartamenti nel Vicentino e nel Trevigiano, fino a 20 contemporaneamente, utilizzati per la prostituzione. Oggi il lavoro delle fiamme gialle della città del Grappa ha portato al sequestro di conti corrente bancari e immobili riconducibili a un 48enne di Bassano e un 52enne di Riese, più decimo nel Trevigiano. Conti e immobili per un totale di 320.000 euro. Altre brevi notizie dal territorio bassanese.
Bassano viaggiava in auto con più passeggeri del consentito e guidava con una patente palesemente falsa. È finito nei guai un trentenne dominicano residente in Italia dal 2012, fermato per un controllo in piazzale Cadorna nella notte tra domenica e lunedì. L'uomo è stato sorpreso alla guida di una Fiat Punto sulla quale viaggiavano sei persone e al momento di esibire la patente ha consegnato agli agenti della polizia locale un documento di guida internazionale che da successivi controlli è risultato falso. Il trentenne pertanto è stato denunciato per uso di atto falso e il documento è stato posto sotto sequestro, per lui anche una sanzione di 5.000 euro. Roana, 3 mesi di reclusione con la sospensione della pena. Questa la condanna inflitta ad un 78enne di Tresche Conca, accusato di minaccia aggravata. I fatti contestati risalgono a luglio di 2 anni fa, quando il pensionato aveva aggredito una coppia di turisti veronesi di 75 e 77 anni, minacciandoli di morte con una mazza da baseball. Fortunatamente l'uomo si era fermato solamente alle parole, ma tanto gli è bastato per rimediare la condanna. 9. Avvia una piccola rivoluzione nella gestione dei rifiuti. Da ieri è cambiata la raccolta nelle vie Segavecchia, Isacchina, Antoni Bon, Piero Bon e Padre Alessi, dove invece dei contenitori per le singole utenze sono stati installati dei bidoni in plastica più grandi in uso a tutti i residenti della via. Nei contenitori gli utenti possono conferire l'umido in ogni momento con una propria chiave per l'apertura. Come in precedenza, nelle vie dove è iniziata la sperimentazione, l'umido viene ritirato come sempre 2 volte alla settimana. Pove, successo per il tradizionale appuntamento con la festa degli anziani organizzato dall'amministrazione comunale. Oltre 120 presenti al pranzo, che ha visto arrivare oltre al sindaco Orio Mocellin e all'assessore Rita De Marco, anche i rappresentanti delle associazioni Proloco, Aido e Avas. La giornata, lietata dalla lotteria e dall'immancabile gioco della Pissotta, ha visto anche le premiazioni dei 2 cittadini più anziani del comune, Giuseppe Vigo, di 90 anni, e Maria Zonta, arrivata a quota 100. Una passeggiata notturna di solidarietà. La lucciolata si è snodata per le vie di Rosà. Il ricavato dalle libere offerte dei partecipanti andrà ad alimentare il fuoco dell'assistenza, quella della casa Via di Natale di Aviano, che dà assistenza ai malati terminali oncologici dell'hospice, ospitalità gratuita ai familiari dei malati ricoverati al CRO, ai pazienti in terapia ambulatoriale presso l'istituto. A Pianezza e Molvena, nella giornata di ieri, è stata interrotta in alcune aree la fornitura di acqua potabile a causa della rottura improvvisa in più punti della rete. Sono state posizionate così 2 autobotti, una davanti al municipio del comune di Pianezza e un'altra davanti alla chiesa di Molvena. L'intervento è risultato particolarmente complesso e ETRA non prevede il ripristino del servizio prima di domani 3 ottobre. Al ripristino dell'erogazione dell'acqua, spiegano i tecnici, l'acqua stessa potrebbe presentarsi torbida o bianca. Sarà sufficiente farla scorrere un po' e permettere quindi all'acqua di tornare alla normale limpidezza prima di utilizzarla. Adesso parliamo di un'importante riscoperta, proprio il caso di utilizzare questo termine, che riguarda il Museo di Bassano. Questo dipinto è stato studiato, è stato analizzato e ora andrà in prestito alla mostra di Macerata. Al suo rientro verrà nuovamente esposto nelle collezioni permanenti, nelle sale espositive. Il San Girolamo di Lorenzo Lotto riemerge dalla storia dopo anni di oblio per essere riproposto al pubblico, completo di quanto gli esperti possono oggi offrire in termini di analisi scientifiche e letture esperte. Acquistato nel 1978 dalla città di Bassano del Grappa dall'allora direttore Fernando Rigon. Fu tolto dall'esposizione nel 1990 dopo le roventi polemiche relative all'attribuzione dell'opera. Dopo oltre 10 anni il quadro è stato recuperato dai depositi e sottoposto ad accurate analisi diagnostiche presso il laboratorio della sovrintendenza. E adesso ho detto, mi è venuta una battuta, qua bisognerebbe mettere come sottofondo l'inizio dell'ultimo atto delle nozze di Figaro, quando Barbarina dice l'ho perduta, ma la spilla era lì, insomma era lì in mezzo alle foglie. La ricerca è stata condotta dallo studioso e docente universitario Enrico Maria Dal Pozzolo e promossa dai Musei Civici Bassanesi, che hanno anche pubblicato un libro. La collezione di Bassano si arricchisce dunque di un'altra perla preziosa. La collezione si arricchisce ogni volta che si è fatto uno studio. Noi abbiamo dedicato gli ultimi mesi allo studio di questo dipinto, nel San Gerolamo, nello studio di Lorenzo Lotto, tratto molto probabilmente dall'incisione di Dürer del 1514, che fa parte delle nostre collezioni permanenti. E quindi riportare alla visibilità, alla fruizione del pubblico, un dipinto che ha un senso all'interno delle collezioni bassanesi è molto importante.
Adesso parliamo di calcio con Maino, che analizza un po' la sfida vinta domenica e dice il gruppo sta lavorando bene, bisogna tenere alta la tensione. Noi lo sappiamo, con i domenica è una guerra, ma non perché ti dico, non che dobbiamo finirla sta storia, no, perché siamo il Bassano, perché dobbiamo vincere, perché qua, perché là, perché è così, perché magari, sai, anche il nome stesso, no, magari porta a porta entusiasmo verso le altre squadre, basta vedere, io credo che qua sia tanta gente così per vedere la prima categoria, non l'hanno mai vista, ma non... non solo Arce sugli altri campi, perché Bassano porta gente, porta curiosità e quindi non dobbiamo fermarci, ecco. Vietato fermarsi. Ogni maledetta domenica, per citare il capolavoro cinematografico di Oliver Stone, sarà una battaglia. Il Bassano si sta calando partita dopo partita nella categoria. Le insidie sono dietro ogni angolo, gli avversari quando incontrano i giallorossi si caricano. E allora, come ricorda Mister Maino, bisogna dare tutto in campo. Il Bassano in queste domeniche ha giocato troppo a calcio, paradossalmente deve farlo meno e concretizzare di più. Il gruppo sta legando, i tifosi che seguono la squadra incredibili, siamo sicuri che i risultati continueranno ad arrivare. Lo ripeto, è dal 6 agosto che ripeto questa cosa, che ho dei ragazzi fantastici, dico la verità, hanno un gruppo di ragazzi che si stanno cercando di far squadra, cercando di far gruppo e nelle difficoltà stanno cercando di reagire, ecco, sai, sanno qual è il nostro campionato particolare e sono molto orgoglioso di questi ragazzi. Tutto pronto a Carmignano, o meglio inizia il countdown per quanto riguarda il Bomba Day, queste altre notizie nel nostro rullo dell'Alta. Campo d'Arsego. Si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta i funerali di Donatella Campagnaro, l'operatrice scolastica di 53 anni, deceduta mercoledì scorso nella sua abitazione di via Caltana. Inizialmente, lo ricorderete, si era pensato che la donna fosse stata vittima di una morte violenta, un'ipotesi rientrata però solo dopo poche ore e smentita anche dall'autopsia, che ha attribuito la morte ad una emorragia. Carmignano di Brenta, conto alla rovescia per il Bomba Day. Il disinnesco della bomba d'aereo britannica, rinvenuta in un campo lo scorso aprile, è previsto per domenica 14 ottobre. Ieri il prefetto Renato Franceschelli ha firmato l'ordinanza con cui si definiscono modalità e tempi dell'operazione, già denominata Carmenta. Lo sgombero totale di tutti gli edifici e delle strade, comprese nel raggio di 700 metri dal luogo di rinvenimento della bomba, è previsto a partire dalle 7.30. San Giorgio in Bosco. È stato approvato nei giorni scorsi il regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Si tratta del primo passo per l'istituzione di questa importante esperienza di cittadinanza, che permetterà anche ai più piccoli di esprimere opinioni e dare suggerimenti sulle materie che li riguardano in prima persona. Il termine per presentare la propria candidatura al primo Consiglio dei Ragazzi di San Giorgio in Bosco è stato fissato per il 31 ottobre. Elezioni entro la metà di dicembre. L'insediamento di sindaco e consiglio avverrà invece entro il mese di gennaio del prossimo anno. Gennaro Marotta, Leonardo Padrin, Stefano Pelloni, Pietrangelo Pettenò, Luciano Sannonà e Luciano Sturaro saranno gli ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli questa sera a Focus in prima serata. È tutto per questa edizione di TG Bassano, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. A presto. La freschezza dei formaggi locali la trovi da Cherubin. Latteria 5,90 euro al chilo. Vecchia Mastea 6,90 euro al chilo. Asiago Dolce 6,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Cielo sereno, salvo temporanei addensamenti sulle zone montane, con aria limpida e ottima visibilità. Precipitazioni assenti, temperature minime in diminuzione in pianura e nei fondovalle, in aumento in quota, massime in aumento. Cherubin, tutta la fragranza di pane, focacce e biscotti cotti a legna a 3,90 euro. Vi aspettiamo tutti i giovedì e sabato mattina con degustazione e prodotti tipici locali. Cherubin, a Bassano via Gobbi.